Una partita secondo me buona, abbiamo fatto alcuni errori, no? In contrattacco nel secondo e il terzo set abbiamo fatto alcuni errori in contrattacco, però è così, per noi era una partita nervosa, no? Però hanno giocato con grinta, abbiamo battuto molto bene, murato bene, difeso pure, in attacco, in contrattacco abbiamo avuto qualche errore, no? In contrattacco, però per noi va bene così. Forse un po' di fretta in certi momenti, non sembrava vero, no? Sì, abbiamo dominato tutta la partita, abbiamo giocato tutta la partita 4-5 punti, ogni tanto perdevamo un po' il controllo, arrivava vicino, però loro non sono entrati in partita. Secondo me loro non hanno fatto una buona partita, pure Gamova, no? Non hanno fatto una buona partita, però è così, no? No, noi abbiamo fatto la nostra, abbiamo fatto la nostra, loro non hanno fatto e abbiamo, non aspettavo 3-0, però aspettavo che loro hanno problemi di cessione, hanno grossi problemi di cessione, hanno la soluzione della palla alta, però sai, si prende una giornata che abbiamo fatto bene. Adesso questa Turchia va avanti, va a Belgrado. E per noi è giorno a giorno, non facciamo piani molto lunghi, dobbiamo prendere adesso la prossima partita, penso che giochiamo con la Serbia, se la Serbia vince tutte le partite, non sappiamo, non sappiamo se 3-0 ha vinto, domani gioca con la Polonia, no? La Polonia, non è una partita facile, però penso che la Serbia deve arrivare in semifinale e se arriva cerchiamo di fare le nostre, siamo più rilassati adesso dobbiamo fermare la nostra squadra, no? Perché noi siamo rilassati, loro giocano a casa sotto pressione, giocare a casa non è facile, sappiamo che non è facile, possiamo sorprendere, però è giorno a giorno, no? È una squadra che sta arrivando a quel livello lì, no? Sta nella porta per entrare, non entra, entra, non entra, vediamo se riusciamo a fare bene in semifinale. Senti, un gioco veloce, la Turchia batte i favoriti dell'Europeo, la Turchia è la favorita dell'Europeo? Sono circostanze diverse, per me la partita con l'Italia è stata un po', per noi valeva molto, per l'Italia valeva un po' meno, era già prima del gruppo, adesso sì, è una partita che valeva per tutti e due, non so se loro hanno sottovalutato, per me non va, non so cosa hanno fatto, però abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo un potenziale di attacco buono, due centrali che schiacciano bene, Nesland ha cominciato a giocare meglio perché ha cominciato l'Europeo, dopo due settimane non faceva niente, non saltava, adesso comincia a saltare di più, è più in forma, ogni partita gioca meglio, no? La Mancina, l'opposta, Demir. E lei è una giocatrice importante, però abbiamo adesso Nesla e Nerima, le soluzioni delle palle alte, questa ragazza è cresciuta tanto in Polonia, ha giocato con Chiappini in Polonia, è cresciuta tanto e sta facendo un bel europeo. Da 13, Nerima, Orso, yeah. C'è qualche problema in recessione, però sai, 22 anni, lei giocava come opposta molto tempo, adesso da due anni, tre anni che sta giocando come schiacciatrice e sta crescendo parecchio, piano piano cresce.